Ti senti supportato? Sì, sì. Dimostrateglielo. Bravo Mago! Ho visto di meglio, ma ho visto anche di peggio, quindi dai. Presentati al nostro meraviglioso pubblico. Sono Francesco. Qualcosa di più? Studio. Vabbè, finì, ok, ecco. Poi? E basta, finito. Detto? Il Mago. Prima domanda, pesca la prima domanda. Qual è il nome del luogo di preghiera dei buddisti? 10 secondi, pensaci un attimo. La sinagoga? No, la sinagoga è quella degli ebrei. No, allora, per i buddisti avevi due opzioni: o il tempio o la pagoda. Non la sapevo. Non la sapevo nemmeno io. Sono i buddisti. Ma intanto perdi una banana, ne hai ancora una. Vai avanti, la tua gara non finisce qua. Quale animale è noto per la sua capacità di volare all'indietro? 10 secondi a partire da adesso. Non so. 3 secondi. UFO? Il gufo? Beh, no, il gufo no. Vabbè, perché per volare un po' indietro devi essere più leggero, presumo, no? Io lo so. Tu lo sai perché hai letto? No, non è vero. No, abbiamo il VAR qua, controlleremo, lo sai? Questa è una falsità. Cioè, qual era la risposta? Secondo me è il colibrì. Perfetto, ha letto, era il colibrì. Qual è il nome del fondatore dell'induismo? 10 secondi. Dell'induismo? 5 secondi, la risposta definitiva è Jonathan. Chi Jonathan? Tu che ne sai tutte, lo sai? No, non lo so, questo non lo so. Era un po' una domanda trabocchetto, perché non esiste un fondatore specifico. Vabbè, dai, che finisce? Sarà uno scherzo, dai. Una delle gare più brevi del banana qui. Mi dispiace perché un po' ci credevo, sarò onesto. Mi dispiace. Vabbè, e puoi salutare qualcuno, riscatta il nome degli ingegneri con un saluto. Ingegneri e architetti, li saluto tutti. Tutti gli ingegneri e architetti, quindi tantissima gente che conosco anch'io, sono contento. Ciao! Da quanti anni Alessandria è diventata capitale della Liguria? A parte che è in Piemonte e non è capitale. Vasco Modena Park è il titolo di un album di quale rockstar italiana? Piero Pelù. Yeah!